Ne abbiamo passati 8 di Natale con, insomma, non proprio belli. Oggi ci vogliamo credere. Oggi è proprio un raggio di sole. Ci vogliamo credere. Nuovi posti di lavoro nella fabbrica di Industria Italiana Autobus di Flumeri. E quanto emerge al termine della visita allo stabilimento della sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha portato in dote commesse per la produzione di 328 nuovi bus che entreranno in funzione nella capitale e che dovranno essere prodotti tra gli stabilimenti di Bologna, della Turchia e naturalmente della Irpinia. La novità confermata dall'amministratore delegato De Filippis è la voglia di aumentare il personale, che possa forse significare anche incentivo all'esodo per parte dei 250 attualmente dipendenti, di una battaglia lunga 8 anni e mezzo, perché lo stabilimento era ormai chiuso. Questa mattina invece ha riaperto i battenti anche alla stampa per far vedere la produzione minima che si produce, ma che è destinata ad aumentare. Autobus per Genova e per Reggio Calabria già prodotti circa 20, l'obiettivo è saturare l'impianto per il prossimo anno, ma aumentare ancora di più la produzione. Ascoltiamo nel corso della conferenza stampa le dichiarazioni proprio dell'amministratore delegato e della sindaca Virginia Raggi e poi la voce degli operai, che parlano di una ripartenza auspicata per fermare lo spopolamento in queste terre. Così come era stato già annunciato a inizio anno, la ricerca di un socio di carattere tecnologico è ancora in piedi. Ho parlato solo con pochi di loro e mi sembravano molto contenti. Secondo me la cosa più opportuna sarebbe chiedere direttamente a loro. Credo che da quest'anno abbiano una, per esempio, anche una visione del Natale, no? Completamente diversa, una prospettiva lavorativa completamente diversa. Io credo che quello a cui stiamo assistendo qui oggi sia un vero e proprio miracolo.